cioè inutile chiedere delle cose che poi uno apre pagina 3 e le trova, dico. Pure le foto, sì. A me niente. Sì, ma penso di sì, perché l'ha fatto Nico, che è sempre stato con me, quindi. Come va, Caterina? Stai, stai, ciao. Ciao. Dov'è? Bene. Allora, la prima domanda è ovvia, ma non c'è che questa. Perché Salò e le 120? C'è scritto già. Ma io... Tanto ce lo dica, ma anche se questo è ovvio, poi gli altri faranno delle domande. No, le 120 giornate erano un film che era stato proposto a Sergio Citti, con una sceneggiatura che era completamente da rifare. Allora siamo rimessi a fare insieme questa sceneggiatura e mentre la facevamo lui si disamorava, perché lui non è capace di fare una cosa che non è venuta in mente a lui, ecco. Nel frattempo gli è venuto in mente d'altra parte un altro film bellissimo che adesso cerchiamo di combinare. Mentre io mi sono innamorato di questa sceneggiatura proprio nel momento in cui ho pensato di trasporre questo film nella Repubblica di Salò. Ora non vi so dire come questa idea mi sia venuta. Mi è venuta. Non so come vengano le idee. Un pomeriggio, una mattina, e ho pensato, se ambientassimo le 120 giornate a Salò. Non so come mi sia venuta. Però da quel momento lì mi sono innamorato del film. Ed è stato il momento, l'idea creatrice del film, insomma. Poi naturalmente le spiegazioni me le sono date dopo e sono tante, però l'idea è... L'idea è nata così, ma le spiegazioni che puoi esserti date la prima spiegazione era ovvia, è stato quasi banale, insomma, perché fare un film in costume settecentesco de Sade era una cosa che non eccitava né me né Sergio, infatti. L'idea di fare tutto questo nel nostro mondo, nel mondo moderno, con facce, personaggi, figure che noi conosciamo, già rendeva più vivo il film. Però pensandoci meglio ho anche pensato, in realtà Sad è il grande poeta, come mi sono fatto, o come ho detto in una mia autointervista, dell'anarchia del potere, cioè ciò che è sostanzialmente anarchico è il potere, è il potere che sancisce la propria anarchia attraverso leggi e codici, in realtà è sostanzialmente arbitrario e quindi anarchico. E allora mai potere è stato così anarchico come durante la Repubblica di Salò. È stato qualcosa di assolutamente gratuito, di arbitrario, di folle, di impensabile. Ecco, questa è l'idea, insomma, praticamente che ha fatto scattare l'idea del film. E in realtà questo film è un film sull'anarchia del potere. E tanto più questo potere è anarchico, quanto più è assillato e ossessionato dal scrivere regolamenti e codici. Infatti i quattro prepotenti, i quattro signori, i quattro potenti di Salò non fanno altro che scrivere codici e regolamenti in un loro quadernetto, insomma. E in questo però sono fedeli ad Sade nel tempo stesso. Questi personaggi e tutto il resto del film non ha preoccupazione di verità storica? No, non ho voluto ricostruire... Esattamente, no. Non credo che siano riconoscibili nessun personaggio della Repubblica di Salò. Sì. Direi più che la cornice è proprio la coreografia. È venuta fuori una specie di coreografia nazifascista completamente onirica, insomma, in quanto che non c'è un saluto romano, non c'è uno che si mette sull'attenti, non c'è un ritratto del Duce, non si nomina mai niente, si nomina solo la parola Salò e la parola Marzabò. Due nomi. Quindi neanche Villa Triste, ricordo di Villa Triste. Se uno vuol ricordarsi, sì, se lo ricorda, così, ma così, per... non è rievocato in nessun modo, quindi rimane pura coreografia. L'invenzione dell'autointervista al Corriere è stata determinata da mancanza di fiducia degli intervistatori? No, perché mi era stato chiesto un articolo che parlasse del mio film e mi è venuta l'idea di farlo come autointervista, è stata un'idea mia così. Vorrei dire che quell'epoca lì, a parte il fatto che mi ha fornito, diciamo così, la coreografia, cioè la visionarietà del film, però c'è anche qualcosa di più autentico, diciamo, di più reale, di più poetico, cioè in realtà mi stava molto a cuore rievocare l'atmosfera
l'aria dei rastrellamenti del servizio obbligatorio di leva, eccetera, eccetera, atmosfera che ho vissuto quando avevo 18-19 anni. L'ho fatto forse un po' di maniera, ma insomma, però mi stava molto a cuore rievocare quelle piazze deserte di paesi con i camion dei fascisti o dei tedeschi, eccetera. Era una cosa che mi stava a cuore rievocare. Era in Friuli, cioè in un luogo molto simile a quelli che ho girato. Ho girato, diciamo così, gli esterni fingono di essere quelli di Marzabotto, in realtà l'ho girato più vicino a Bologna. E poi c'è Salò, ma in realtà il Friuli allora era il cosiddetto litorale adriatico, era stato annesso alla Germania, insomma, e si chiamava litorale adriatico, dove c'era un governatore tedesco, quindi ho vissuto proprio quei giorni lì nel modo più drammatico. E di cosa c'è di autobiografico? Ah, di autobiografico credo soltanto questo ricordo. Questo ricordo di paesi della pianura padana, deserti, con l'arrivo dei tedeschi, dei fascisti. Un ricordo più che altro visivo, oppure... Com'è? Cioè, un ricordo no, di quelli no, un ricordo, beh, sì, visivo, perché infatti l'ho trasformato... essendo cinema, evidentemente prevale la visionarietà, però è un sentimento, insomma, ecco. Cioè, non ci sono dei personaggi che lei ha conosciuto? No, è tutto praticamente inventato. Sono rimasto molto fedele, come sempre quando ho fatto questi film da opere letterarie, sono rimasto molto fedele alle opere letterarie. Quindi i personaggi sono meno truculenti, si capisce, ma abbastanza simili a quelli di De Sade, così le vittime. Per gli attori mi prendo a parte Bonaccelli, poi come c'è scritto anche nel suo scritto, comunque c'è Galileschi, ancora di attori, no? No, Valletti no, Valletti è uno che ha lavorato per anni da generico, c'è Cataldi. Ecco, lui sì, lo conoscevo dai tempi di Agattoni. In Agattoni doveva fare una piccola parte, poi invece non l'ha fatta perché in quel momento non era adatto. Invece è stato straordinario, secondo me, qui, in questo film. Sicuramente sarà molto teatrale. No, ci sono molti interni, molte scene, sono lunghe scene dentro una stanza. Però non è teatrale. Anzi, particolarmente cinematografico, in questo senso. È più cinema di altri film che ho fatto, almeno da quel po' di materiale che ho visto, dalle fotografie. Appunto perché ho molto ridotto la scenografia. E quindi sono stato costretto a inventare del cinema entro limiti più ristretti, che sono risultati poi più efficaci, credo almeno. Comunque il linguaggio non è realistico. No, c'è una grande stilizzazione, sì, in genere. Anche perché senza. Per due ragioni che non prevedevo all'inizio del film. Cioè, da una parte è venuto molto fuori il perbenismo borghese. Cioè, io ho avuto un'idea iniziale, per esempio le tre narratrici, anziché essere tre megere, orrende, così un po' favolose, devono essere tre donne degli anni 40, eleganti, che devono comportarci un po' come, diciamo, delle attrici, un po' come le Wanda Osiris, infatti discendono dalle scale, non so come dire, poi quando fanno i loro racconti si muovono da un gruppo all'altro degli ascoltatori, come certe cantanti... Era stata un'idea, poi tutti gli attori devono essere in doppio petto, ecco, erano delle idee pilastri, però nel realizzarle queste cose, accumulandosi una sull'altra, hanno creato un'atmosfera un po' inaspettata a me stesso, cioè l'atmosfera del perbenismo borghese, il salotto, il tè, il doppio petto, il vestito con i suoi lustrini, tutto ben lucidato, i mobili, una raccolta di quadri preziosi, insomma è venuto fuori una crosta di perbenismo borghese
che è prevalsa, ecco, sulle intenzioni che avevo. E poi è venuto fuori la coreografia nazifascista. Non so se vi ricordate la semplicità delle coreografie, cioè quattro bandiere, due candelabri, non so come dire. E senza volerlo mi è venuto fuori che hanno assunto una grande importanza visiva, credo, nel film. Che lei dice che è prevalsa sulle intenzioni che avevo. Quali erano le intenzioni originali? No, le intenzioni erano queste, ma credevo che fossero degli elementi poco importanti nel film. Invece piano piano, a forza di accumularsi, di ripetersi scena per scena, sono diventati degli elementi molto prevalenti, insomma, almeno dal punto di vista visivo, e quindi visionario, e quindi penso anche sostanziale, insomma. Le quattro narratrici perciò sono La Boratto, la De Giorgi e queste due attrici francesi, Hélène Surger e Sonia Sabiani. Quindi questo discorso, cioè il discorso centrale politico, ovviamente è un discorso di monarchia del potere. Sì. Cioè, possiamo parlare un pochino più largamente? Sì, tutto questo è molto interiorizzato dentro il film. Cioè non è un film didascalico. Ecco, chi vuol comprendere, comprendere, chi ha orecchi per intendere, intende, eccetera. Quindi in realtà questo film si presenta molto come visionario. Però è chiaro che tutti questi elementi ci sono, cioè risultano implicitamente. Il quaderno dei regolamenti in cui i signori codificano le loro follie, questo c'è ed è molto chiaro, anzi a un certo punto addirittura uno di loro, siccome questi quattro signori teorizzano continuamente su quello che fanno, e teorizzano non soltanto con le parole di De Sade, io ho raccolto in tutta l'opera e non soltanto nelle 120 giornate della città di Sodoma, ma teorizzano anche attraverso le parole di Blanchot, per esempio, o di Klosowski. Cioè ho aggiunto a De Sade gli interpreti di De Sade, e quindi a un certo punto certe cose sull'anarchia del potere sono dette esplicitamente dagli attori. Ora, questo potere è in realtà in concreto il potere nazifascista, però questo potere nazifascista diventa simbolo del potere in generale, insomma. E la ragione profonda che mi ha spinto a fare il film, io credo, non sono sicuro ma lo credo, è il vedere proprio ciò che oggi il potere fa della gente. Cioè la manipolazione totale, completa, che il potere sta facendo delle coscienze e dei corpi della gente. Senza dire che non è un film di Tascali, no? A questo punto quello che noi si diremo a chiamare grosso pubblico. Cosa potrà recepire? Ma questo che le dico lo recepirà, in quanto che i personaggi stessi lo dicono in un certo limite. Però tutte le implicazioni, tutte le implicazioni che siano dentro un film, purtroppo sono sempre un'elite a capirle. E non è questo è fatale, direi. Ma è fatale per qualsiasi cosa si faccia. Non soltanto cinema, teatro, letteratura, ma anche politica. Quando Berlinguer dice qualcosa, noi sentiamo tutte le implicazioni politiche, la massa recepisce quelle 20-30 cose, diciamo così, un po' stereotipe. Questa fotografia rappresenta, come lei vede, in una cornice di perbenismo borghese, con i fiori, le sedie eleganti, eccetera eccetera, una grande mangiata di feci, una grande mangiata di feci, di escrementi umani. E questa cosa, madre e figlia? No, è una, quella è l'attrice Hélène Surger, che è una delle narratrici. Ora, le narratrici nel film hanno anche la funzione delle ruffiane, diciamo, di quelle che portano le donne, le ragazzine e i ragazzini e i quattro signori, ecco. Quindi lei sarebbe. Questa è una narratrice con una delle vittime. Ah, una narratrice?
una delle narratrici insieme a una delle vittime. Ah, sì. Ah, ci sono narratrici? Queste narratrici assolvono anche la funzione di ruffiane. Ruffiane. Non so, è difficile tradurre. Come si può dire? Maîtresse. La mercificazione del corpo, cioè trasformava i corpi in cose. I 6 milioni di ebrei morti, i 2 milioni di polacchi, eccetera, non era altro che la il caso limite estremo della trasformazione del corpo in oggetto, manipolato dal potere. Ora questo è un fenomeno generale, come dice Marx. Il potere, insomma il capitalismo, mercifica il corpo. E mai come durante il nazifascismo questa cosa è stata anche visiva, diciamo così, concreta, fisica. Il potere di oggi, secondo me, manipola più profondamente le coscienze. I corpi li manipola, diciamo, nel senso che li deforma secondo un certo gusto consumistico, eccetera, eccetera. Certo, la violenza è meno grave nei corpi, però è molto più grave nelle coscienze. Perché durante il fascismo... Non è peggio oggi, in fondo. Non è peggio oggi, in fondo. Ma forse dal punto di vista millenaristico, non lo so. Non istituiamo un confronto, diciamo che sono due cose orribili tutte e due, insomma, ecco. Cioè, da quanto io mi ricordo, al mondo di Mussolini, di Hitler, allora si contrapponeva un mondo che non era né buono né cattivo, ma che era anche buono, cioè il grande mondo dei contadini, degli artigiani, dei sottoproletariati, anche della piccola borghesia innocente, diciamo così. Oggi ha una miriade di piccoli Hitler, questo mondo, diciamo così, che è anche di bontà o di mitezza o di umanità, è così, ha meno peso, insomma, sta scomparendo sempre di più. Il che significa che il potere ha più capacità di trasformare le coscienze. E questo piccolo mondo buono, che diceva lei... Non è un immenso mondo. Che se andasse come vuoi tu, il peggio domani non è né ieri né oggi, ma sarebbe domani. Se andasse come vuoi, disegni folli attraverso. Dove? Nel mio film? No, nel mio film non entra. No, no, perché le vittime non è che sono molto migliori dei signori. Sono vittime che soltanto uno, ma questo non ve lo dico perché voglio che sia una sorpresa, soltanto uno ha improvvisamente un attimo di coscienza politica che getta un'improvvisa luce su tutto il film. Ma questo, uno di queste vittime. Un noto storicamente? No, non c'è niente di noto storicamente, è tutto inventato. Ma le vittime stanno quasi al gioco, insomma. E d'altra parte era impossibile creare delle vittime troppo struggentemente simpatiche, perché altrimenti il film sarebbe stato insopportabile. Ho dovuto creare una specie di bilanciare un po', insomma, portare in vita, portare delle pagnotte o dell'uva ai soldati dentro i vagoni piombati. Non era solo il mondo contadino che faceva questo? No, ho detto il mondo contadino, il mondo piccolo borghese, il mondo operaio, ho detto. Però prima mi sembrava che si riferisse comunque un pezzo sulle polemiche intorno a questa cosa, che il mondo buono precipuamente per me sarebbe il mondo contadino. O contadino in quel senso lato, ma che comunque non si può assimilare poi alla possibilità che ci sia un altrettanto buono. Tutti gli altri mondi. Sarei ridicolo se io dicessi che c'è un mondo buono. Sarei ridicolo, sarei sentimentale. Non ci credo questa cosa del mondo buono. Ecco, dico un mondo che ha certi valori, ecco, che hanno dato anche delle grandi cose. Hanno dato il Duomo di Orvieto e la mitezza dei contadini frulani che a rischio della loro vita portavano la pagnotta ai soldati, non so come dire. Oggi forse. La terribile ferocia di certi soldati tribali, per esempio, in un paese di montagna della Jugoslavia, dove comincia lo stalinismo, ma ancora non comincia, può essere quello, può essere un'altra cosa, ma comunque preesiste questa situazione tribale per cui la ferocia si scatena. Bene, questo si sa. Questo è talmente ovvio che è offensivo dirlo a qualcuno. Sto cercando sempre di chiarire. Ma con le vittime che non sono migliori dei carabinieri, non c'è pericolo che ammirate poi le mani in telegramma di ringraziamento? No, prendetelo relativamente. Per diminuire una realtà storica, in un certo senso, portandolo sull'astratto, è una realtà storica che è ancora molto vicina.
No, no, adesso non pretendetemi, non è che voglio dire che sono migliori o peggiori politicamente. Politicamente sono molto migliori, politicamente, però loro individualmente, in quanto vittime di questo film, come faccia, come modo di comportarsi, non ho voluto farle così tenere, così struggenti, così buone, da strapparvi il cuore, ecco, non ho voluto fare questo. Ma comunque non c'è il pericolo, perché io ho sentito il pericolo che l'autentica e realistica atrocità di questo periodo venga in un certo senso sfumata nell'astratto. Non c'è questo pericolo. No, no, c'è questa cosa, ma questa cosa l'ho voluto fare. Non ho voluto rievocare storicamente, anzi storicisticamente quel periodo. Ma il titolo è Salò, quel periodo è una sigla. Guardi, lì contro Salò e contro i fascisti c'è quanto basta. Lì, Almirante non potrà dire niente, ecco. Stia tranquillo. Ho avuto i problemi nel girare, in Emilia, eccetera. No, non ho avuto problemi, no, no, la anche violenza con... di molte di consumo, la violenza di molte scene, no? Sì, ma la violenza è così tutta negli interni, diciamo, gli esterni sono rastrellamenti, sono rapimenti, cosa abbastanza normale. Non ho avuto, anzi, una grande ospitalità sia a Mantova che a Bologna. Dove ha girato? A Mantova ho girato degli interni e in alcuni cascinali, a Gonzaga, ecco il paese dove avviene il rastrellamento è Gonzaga, che ha una bellissima tradizione di resistenza. Detto è vero, lì, i carabinieri stessi lì sono simpatici, si sono comportati simpaticamente, si sono entrati nel clima di un mondo nato proprio dalla resistenza. E poi a Bologna, in un paesetto vicino a Marzabotto, non a Marzabotto, perché Marzabotto è stato distrutto. Che cosa è sopravvissuto del terzo, diciamo? Voglio dire, in che misura lei è intervenuto per questo film da presentarsi la sua visione delle cose di oggi? Lo ha dovuto cambiare molto, poco? No, non ho cambiato quasi niente. Cioè, la lettera è molto rispettata, insomma. Cioè, gli episodi sono quelli, le torture, le sevizie sono quelle, la regolamentazione è quella di De Sade, insomma. Quella è rimasta la scorza, diciamo così, sadiana è rimasta. Se possiamo così dire, l'ideologia di De Sade è anche la sua. No, questo no. Non si può. No, perché la rappresenta. Cioè è l'ideologia dei personaggi, però le dicevo fino a un certo limite, è l'ideologia dei personaggi, quindi fa parte della rappresentazione. L'ideologia di De Sade fa parte di ciò che io rappresento. Ma non è condivisa in nessun modo, insomma. È condivisa nel senso che io condivido il suo estremismo, ecco. La pagina di De Sade è una pagina veramente rivoluzionaria. Ma c'è anche in De Sade una sua, c'è una visione delle cose del mondo, della vita, della violenza? Beh, lui non l'ha mai confessata la sua propria. No. È quella che la sua propria, che lui non ha mai detto, mi piace. Perché ha creato quel lucido scandalo illuministico, straordinario, senza confini e senza limiti, che io ammiro, insomma. Che ammiro con Klosowski, che ammiro con Blanchot, che ammiro con la miglior critica contemporanea, insomma. Cioè, De Sade non ha la pagina dello scrittore, però ha la struttura del grandissimo scrittore, insomma. Vede difficoltà, per l'ennesima volta, difficoltà di censura, questa volta forse per dopo, semplici motivi. Suppongo che ci sarà, speriamo di vincerle. Oggettivamente ci saranno sicuramente delle lotte da fare. Saranno pornografie patriottiche, se non altro. Se è di svolta antifascista, anche quello che è pornografico era considerato sovrangolazione patriottica, per cui da parte della magistratura, da un'altra parte.